Senti, questa mattina c'è stata conferenza stampa ai lavori pubblici per quel famoso finanziamento da oltre 1 milione di euro, se non sbaglio sono circa 1.400.000 euro, per l'arredo urbano. Io mi ricordo che al suo tempo tu eri uscito sulla stampa parlando in maniera un po' più specifica. Ci dici qualcosa? Sì, quello era un progetto IPA, si chiamano intese programmatiche d'area, di cui io ero responsabile quando ero assessore in provincia, ed è stato dopo esattamente 5-6 mesi che avevo assunto quel ruolo, sono riuscito a portare a Chioggia questo 1.500.000 euro, che poi vanno aggiunti 300.000 che metterà il comune a fronte di una realizzazione del rinnovo di tutta la piazza di Chioggia. Questo è il motivo per cui tante volte mi arrabbio quando dicono che non ho fatto niente, quando in realtà Chioggia gli ho portato 1.500.000 euro subito, più a tante altre cose che poi sono venute in futuro. Dunque non credo che oggi chi si prende i meriti di tutto questo sia la nuova amministrazione. La nuova amministrazione, mi hanno chiamato, mi hanno avvertito, mi hanno detto guarda che facciamo questa conferenza stampa e che ringrazieremo la provincia e la regione. Bene, sono stati assolutamente corretti. Chi prima amministrava diceva che non era merito mio, quando in realtà io ero presidente del tavolo, e oggi chi mi ha mandato via dalla provincia che dice che non ho assolutamente aiutato Chioggia, questo non è il simbolo più palese e lampante. Questo finanziamento è per l'area urbana, la piazza? Questo è un finanziamento assolutamente voluto da me, quando ho spinto perché l'amministrazione a quel tempo portasse un progetto, ne era completamente assente, non aveva niente in mano. Hanno realizzato questo progetto in 15 giorni col supporto mio, col supporto anche dei miei uffici, dei miei ex uffici in provincia, e siamo riusciti a portare questi soldi. Dunque è stata assolutamente una cosa voluta e cercata per Chioggia e per la mia città. Dai, una cosa positiva per tutti comunque alla fine. Sì, una cosa positiva per tutti, è stata una cosa, un lavoro in sinergia, però come ho detto prima ci sono persone che hanno denigrato la mia immagine e la mia persona in questi ultimi tempi, e con questa nuova questo arrivo di questi soldi chiaramente vengono assolutamente smentiti in quello che dicono oggi. Grazie Massimiliano. Grazie a voi.